ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un episodio speciale della Accetta Qualsiasi Offerta Challenge con la carriera alternata. Questo perché abbiamo pensato con Leo che siccome abbiamo finito la prima stagione, una seconda stagione non riusciremo a farla perché poi arriva la web app di FIFA 18, arriva la demo di FIFA 18 e via dicendo. Quindi abbiamo pensato di fare due episodi sulla Accetta Qualsiasi Offerta Challenge con la carriera alternata. Il primo lo farò io e il secondo Leo. E Leo non saprà che cosa ho combinato io nel primo episodio, quindi si troverà con una rosa stravolta sicuramente. Vedete qui ci sono tutti i vari giocatori che abbiamo messo tutti in vendita. Questo ve lo posso assicurare, vi faccio vedere. Tutti in vendita, cioè potremmo veramente finire tutta la squadra. Calcolate che ho messo anche i giocatori della primavera e via dicendo, giocatori che sono tornati dal prestito, così possiamo avere una rosa più lunga e vendere veramente tutti. Arrivano le prime offerte di trasferimento, ragazzi, eccolo, per Andrés Iniesta, 27 milioni dal Chelsea, mi piange il cuore, però a 33 anni, dai, si può dare via. Offerta importante qui, Kostas Manolas, 41 milioni alla Juventus. Giocatore venduto, Andrés Iniesta, primo giocatore ufficiale venduto, ecco qui l'offerta per il Liverpool per Koulibaly, 28 milioni per lui, mi dispiace per Kalou. Altre mail, altre offerte, Sergi Roberto all'Atletico Madrid addirittura per 16 milioni. Poi abbiamo venduto sia Koulibaly e sia Manolas, male male. Venduto anche Sergi Roberto e viene un'offerta per Verratti, 51 milioni al Chelsea, smantelliamo questo centrocampo. L'obiettivo, ragazzi, è vincere la Champions League in uno dei due anni, è chiaro. 26 milioni per Paco Alcacer, Supermarket Chelsea, ci stanno svaligiando la rosa, vabbè. Arrivano addirittura due offerte per i nostri giocatori. Seri al PSG, torna in Francia a 21 milioni probabilmente se accetta il contratto, e poi il Manchester City si prende Denis Suarez per 20 milioni e mezzo. Altra offerta per un giocatore che non vale molto, cioè Douglas, terzino destro, va via al Vallecano. Va via anche Verratti, 47 milioni al Chelsea. Ci salutano ben tre giocatori, cioè Douglas al Vallecano, Denis Suarez e Seri. E poi arriva un'offerta per Munir, giocatore spagnolo che va addirittura all'Udinese. Ok, un'offerta per Guerrero, addirittura giocatore della primavera, 1,6 milioni all'Arsenal. Confermo la vendita di Munir, 7,5 milioni all'Udinese. Per ora, ragazzi, i super pezzi grossi non sono stati toccati, quindi per l'andata della Supercoppa possiamo simulare e vedere che combiniamo. Vinciamo 3-2, doppietta di Suarez, per il momento va bene. Giocatore venduto, Guerrero all'Arsenal, e poi no, arriva un'offerta per Andrea Conti. Pensate che mi dispiace più per un Conti che non per altri giocatori. Va al Bologna, probabilmente a 7 milioni. Tante email, ok, aggiornamenti degli osservatori, offerta di trasferimento per Andre Gomes, maledizione, la Roma addirittura a 38 milioni. Venduto Conti al Bologna per 5 milioni e mezzo. Siamo al ritorno della Supercoppa spagnola, abbiamo vinto 3-2 all'andata, non è facile al ritorno, vediamo, non abbiamo perso ancora nessuno, si può dire perdiamo 2-0, siamo riusciti a perdere la Coppa perdendo 2-0. Offerta per Cristian Teglio di ritorno dal prestito, 9 milioni e mezzo all'Espagnol. Oddio, qua arriva un'offerta importantissima. Suarez 60 milioni e mezzo al Bayern. Incominciano ad arrivare le prime offerte grosse. Nel frattempo abbiamo venduto André Gomes alla Roma per 33 milioni e mezzo. È un duro colpo, ragazzi. Oltre a Teglio se ne va Luis Suarez al Bayern Monaco. Arriva un'offerta per il portiere, se ne va Sillesen, 83 di overall, 18 milioni e mezzo al Liverpool. Altra offerta per un portiere, qua rischiamo grosso, ragazzi. 30 milioni, Handanovic se ne va all'Arsenal. Nel frattempo ci sta una partita di campionato che per il momento giochiamo con Handanovic. Vediamo qual è il risultato, vediamo. 1-0 per noi, gol di Arda Turan, va bene così. Ci salutano, ragazzi, ben due giocatori, sia Handanovic e sia Sillesen. Se ne vanno tutti e due, poi arriva un'offerta per Montolivo, 4 milioni, sta pipa lo do all'Orient.
Questa è l'unica cessione che non mi dispiace, ma ho venduto due portieri. Offerta di trasferimento per Carles Alena, buon giocatore, va all'Aston Villa, molto giovane lui. E poi mi dicono che è stato venduto Montolivo all'Oriente. Nel frattempo, ragazzi, c'è la partita col Valencia e in porta, le regole sono regole, giochiamo con Masana, che è un portiere della Primavera. Vediamo che combiniamo. 1-0, gol di Hazard. Per fortuna, almeno Hazard e Messi per il momento restano, ci siamo salvati. È stato venduto anche Alena all'Aston Villa. Ultime 10 ore di mercato, occhio perché può succedere di tutto. In queste ultime ore di mercato arriva l'offerta per Mascherano, ben 14 milioni e mezzo dallo Stoccarda. Ci saluta quindi Mascherano, 12 milioni per noi. Altra offerta importantissima, Piqué, 38 milioni da Liverpool. Mancano 4 ore di mercato, vediamo se si accordano. Ebbene sì, trattativa lampo, perdiamo anche un difensore come Piqué, a noi vanno 33 milioni e mezzo. Arriva un'offerta per Rafinha, ragazzi, per correttezza ve la faccio vedere, 38 milioni dal PSG, ma mancando una sola ora di mercato penso sia praticamente impossibile che si accordi, e infatti non riesce ad accordarsi. Finito il mercato estivo, diciamo che la rosa non è proprio da buttare, ma non è neanche fortissima. Abbiamo trattenuto Messi ed Hazard, Paco Alcacer punta centrale, il portiere fa schifo, però almeno è un portiere, e il centrocampo così così. Dai, simuliamo fino a gennaio e vediamo come siamo messi. Ragazzi, simulazione fatta, vediamo come siamo messi, soprattutto con l'overall, malissimo. Perfetto, già così va benissimo. Oddio, siamo 17esimi in campionato! Non ci credo, qua rischiamo neanche di andare in Champions a questo punto, mamma mia, povero Leo. Vediamo in Champions come siamo messi, vi dico che ci stava il Milan. A posto ragazzi, mai visto, 0 punti il Barcellona e il Milan primo nel girone con lo United. Ragazzi, abbiamo 670 milioni di budget, dobbiamo creare una squadra clamorosa. Però il problema è che sapete che in questa serie mi potrebbero arrivare anche offerte per Messi, Hazard e via dicendo, quindi non stiamo mai tranquilli. Ragazzi, mentre sto impazzendo nelle trattative, ma fidatevi che sto facendo delle trattative super, c'è la sfida con l'Atletico Madrid, facciamo 1-1 e sotto ancora con le trattative. Ragazzi, il primo acquisto ufficiale è David De Gea. Ho trattato anche Courtois, ma a 100 milioni sono riuscito a portarmi a casa praticamente, penso insieme a Neuer, il miglior portiere del gioco. E poi mi porto a casa, probabilmente se accetta il contratto, anche Dries Mertens. Perché voi dite prendi Dries Mertens? Perché ok che ho ancora Dembélé, ok che ho ancora Messi e Hazard, ma già se ne va uno dei tre sto messo male e mi serve l'alternativa. Altro giocatore che va a rinforzare la nostra rosa è Vincent Kompany. 31 anni, 86 di overall, però servono giocatori subito pronti. Rifiutiamo, come avevo detto, Courtois, perché alla fine abbiamo già preso De Gea e arriva un altro trasferimento shock. La punta che cercavamo, il super bomber, Diego Costa, per 40 milioni. Ragazzi, guardate chi si unisce alla nostra squadra, dalla Lazio poi. William Carvalho, un CDC veramente fortissimo di 85 a soli 40 milioni. E poi ragazzi, che vi devo dire? Prendiamo un'altra super punta, questo per variare un po' modulo, 70 milioni, Romelu Lukaku. Anche Dries Mertens è un nuovo giocatore del Barcellona alla grande, un ottimo jolly che possiamo utilizzare. Altro giocatore ragazzi che arriva alla nostra corte è Xhaka, 84 di overall, 25 anni, 54 milioni, forse un po' troppo, ma mi serviva un giocatore come lui. E poi arriva anche Leonardo Bonucci. Certo, anche già un TT e anche Kompany, però se dovesse andare un TT mi serve la riserva. Non faccio più l'errore di Higuain nella serie alla Juve, quindi squadrone per noi. Arriva un'offerta per Lucas Digne, 22 milioni e mezzo, dobbiamo darlo al Liverpool.
Nel frattempo c'è la partita col Villarreal e ho già messo i nuovi acquisti, quindi dai, speriamo che con i nuovi acquisti, anche se siamo fuori casa, possiamo fare bene. No, perdiamo 2-1, vabbè, magari si devono un po' amalgamare tutti i vari giocatori, però madonna santa, andiamo, incominciamo ad andare malissimo. Arriva un'altra offerta di trasferimento, eccolo qui, Eden Hazard, io lo sapevo, 74 milioni d'assi di botti di mercato. Altra offerta di trasferimento per Dembélé, come prevedevo, 34 milioni e mezzo va allo United probabilmente. Poi c'è un'offerta accettata da parte del Manchester United, ragazzi. Paul Pogba, provo a prendermi Paul Pogba e a questo punto poi andrei a cambiare modulo, magari con i tre centrocampisti, il COC e le due punte. Giocatore venduto Eden Hazard e giocatore venduto Ousmane Dembélé, quindi malissimo per noi. Ah, anche Digne, perfetto. Però ragazzi, offerta accettata per Paul Pogba, quindi abbiamo ancora un bel po' di budget, però abbiamo un grande centrocampista come Pogba che vado a mettere subito in squadra. Ragazzi, mi arrivano un sacco di mail che mi dicono che la fiducia sta per vacillare. Non vorrei che Leo non fa il suo obiettivo, o meglio, non fa la sua partita nel prossimo episodio. Qui abbiamo il classico con il nuovo modulo, quindi Messi dietro le punte, Lukaku e Costa, e finisce 2-1. Ecco, la musica sta iniziando a cambiare e speriamo lo facciano veramente in fretta. Altra partita da simulare contro il Villarreal in campionato in casa. Sempre modulo 4-3-1-2, vediamo cosa tiriamo fuori. 3-1, qui Pogba si fa sentire insieme a Messi, ci stiamo riprendendo finalmente. Arrivano altri mail, ragazzi, offerta accettata per Zuma. Io me lo prendo Zuma perché non si sa mai che se ne va uno dei due terzini e poi mi trovo spiazzato. Stessa cosa per cui mi vado a prendere Bellerin, o perlomeno provo a prenderlo off il contratto, perché dobbiamo essere protetti in tutte le zone del campo. Perfetto, anche Bellerin è un nuovo giocatore del Barcellona, abbiamo circa 90 milioni di euro. Ora provo un ultimo colpo, perché comunque la rosa ora è un sacco competitiva, veramente abbiamo tantissimi giocatori forti, ve li faccio vedere un po' rapidamente. Provo un ultimo colpo, penso per un attaccante, penso di sì, sì, dai, andiamo su un attaccante e ragazzi, speriamo che non se ne va più nessuno. Ragazzi, ultime 9 ore di mercato, arriva sia un'offerta accettata ed è Maurito Icardi. Questo è l'ultimo colpo che ci andiamo a fare, ma è arrivata anche un'offerta trasferimento. Spero di non tremare troppo. Rafinha, va bene, dai, Rafinha. All'Arsenal, se si accordano per 28 milioni e mezzo, può andare. Comunque ce l'abbiamo i centrocampisti. Nel caso posso intervenire perché mancano alla fine 8 ore. Ecco, giocatore venduto. Magari un altro centrocampista provo a prenderlo. Perfetto ragazzi, a 6 ore dalla fine del mercato riusciamo a prendere Sigurdsson, che era alla fine il centrocampista che ci serviva come jolly qualora succedesse qualcosa di incredibile. Mancano le ultime 6 ore, l'unico dubbio può essere Messi, però per ora non arrivano offerte, quindi penso di stare abbastanza tranquillo, al limite Semedo, cose così, ma non penso. Vediamo, ah, tra l'altro dallo United mi sono comprato Icardi, De Gea e anche Pogba, assurdo, perfetto. Allora 3 ore di mercato, direi che Messi rimane al Barcellona, per fortuna che arriva forse un'offerta adesso, ma in 2 ore non si riescono ad accordare. Semedo, perfetto, io per correttezza comunque l'accetto, ma in 2 ore vi posso assicurare che non si riesce a concludere il tutto, quindi andiamo avanti. No, ho fatto una gaffe clamorosa, l'hanno venduto, maledizione, in 1 ora hanno fatto tutto, poi quando li voglio prendere io in 1 ora non si fa niente. Vabbè, per fortuna mi sono cautelato con Bellerin e Zuma, meno male, perché sapevo che poteva succedere un qualcosa del genere. E quindi ragazzi, vi faccio vedere la rosa finale che siamo riusciti a costruire con nuovo modulo 4-3-1-2, per quanto mi riguarda Leo già lo usava. Icardi, Lukaku avanti, Messi dietro le punte, Rakitic, Carvalho e Pogba, Alessandro, Kompany, Bonucci, Bellerin e De Gea, e poi anche nella panchina abbiamo Diego Costa, Xhaka,
Mertens, Paco Alcácer, Zouma, Umtiti, vabbè, un portiere di riserva, e poi abbiamo anche Sigurdsson che ci può servire, Arda Turan, quindi tutto sommato siamo molto molto coperti. Quindi ragazzi, io direi di andare a simulare fino alla fine della stagione e speriamo, non so se si riesce con i punti ad arrivare in Champions League, ma speriamo almeno in Europa League. Ok ragazzi, finito di simulare, vediamo come abbiamo chiuso. Mi sa male. Allora, vediamo. Siamo arrivati noni. Certo, siamo risaliti, ma purtroppo non ci siamo qualificati neanche per l'Europa League. Il campionato l'ha vinto il Siviglia, Real Madrid terza addirittura. Vabbè, però eravamo veramente troppo sotto. Abbiamo potenziato un sacco la squadra. Forse il portiere ci ha penalizzato, che era troppo scarso. Quindi ragazzi, direi che questo episodio può finire qui. Nel frattempo vi faccio vedere un po' come sono andati i nostri giocatori. A me è piaciuto un sacco, peccato per come è finita, cioè che abbiamo avuto comunque un campionato dove non ci siamo qualificati per l'Europa, però mi sono divertito un sacco, spero sia piaciuto moltissimo anche a voi. Leo adesso si ritroverà questa squadra, poverino, perché non farà l'Europa, penso che mi vorrà picchiare sicuramente, in modo tra virgolette diciamo. Però vabbè, gli ho lasciato comunque ora giocatori fortissimi, Messi sta anche calando e tra l'altro hanno fatto pochi gol i giocatori ragazzi. Vediamo Icardi per curiosità, che non ho visto quanti gol ha fatto. Ah, uno, vabbè, hanno fatto pochi gol, per quello pure non siamo saliti tantissimo. Quindi ragazzi, direi che questo episodio può finire qui. Spero veramente ancora una volta che vi sia piaciuto. Iscrizione al canale, carichi per FIFA 18 e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.